nel lieto fine o triste fine, ma no, dietro Romeo e Davide, come dice. Ma ecco, essere il rappresentante di un momento come questo, di così di tensione, di dibattito, di così insomma un po' di difficile, ecco, di questo, proprio di questo filone dell'amore, no? Dal piccolo al grande schermo, ecco, che cosa vuol dire? Ma a volte si tratta di coincidenze, visto che fa riferimento al piccolo schermo, I pazzi per amore è una serie che è stata ideata 3 anni fa, e ovviamente non ci aspettavamo che sarebbe andata in onda in questo momento storico, ma in cui si dice che c'è tanto bisogno di evasione. Io penso che ovviamente l'amore sarà sempre raccontato e sarà sempre raccontato, ma c'è spazio anche nelle storie d'amore per raccontare alcuni temi che sono importanti. In questo caso, come è stato sottolineato prima, è il conflitto tra autorità e libertà e anche le dinamiche familiari che ci sono. Rispetto al piccolo schermo a cui faceva riferimento prima, ne abbiamo approfittato parlando d'amore per trattare di adozione, omosessualità, aborto, insomma dei temi anche importanti. Io credo che l'amore sia un contenitore, in cui c'entra tutto. E può essere trattato in chiave di commedia, può essere trattato in chiave drammatica, insomma, però molta della nostra vita passa di lì e io non credo che amare significhi evadere, ma credo che significhi vivere più intensamente il nostro tempo, e quindi l'amore lascia tutto il tempo anche di intervenire nelle parti più socialmente o politicamente importanti del nostro tempo. Grazie. Donna, mi scusi, volevo chiedere una cosa. Questo film è l'elemento grafico molto molto importante, i disegni, sì. Anche poi tutto l'elemento di pittura che a proposito di libertà, come hai lavorato su questo aspetto che riprende un po'. E poi volevo dire una cosa anche a Ivan, è vero quello che tu dici di Joyce, ma è anche vero che al cinema abbiamo visto perfino Mero con Troy che non era proprio lo stesso finale del libro, quindi poi sulla tentazione, volevo chiederti non tanto di volontà di cambiamento, ma quanto la tentazione per te che sia un inguaribile non romantico di finire con un finale non in linea con le tue aspettative. Queste due domande. Ma dunque, sull'elemento grafico, io sono partito dal disco di Claudio, dalla copertina storica. Quel disco conteneva dei disegni, quasi dei fumetti. Quindi, in qualche modo, sapendo che c'era nel film un momento in cui lui avrebbe dipinto la copertina dell'album, allora abbiamo cercato un disegnatore che andasse dietro a questo tratto e a quel punto Andrea disegnava così, e quindi questa è stata la linea scelta, cioè per stare il più possibile vicino a quel tratto che poi è tipico di quegli anni, insomma, il disco di Claudio ha un tratto molto, molto simbolico di quel periodo secondo noi. Questo è stato, insomma. E rispondo alla domanda sulla tentazione. Sì, la tentazione c'è sempre, no, di far finire le storie bene, però secondo me è proprio dalla misura di quella tentazione che si capisce se la storia romanticamente funziona. Le storie romantiche per eccellenza, insomma, le per il poi finiscono tutte tragicamente. Mi ha fatto insomma, molto pensare, adesso c'è, sono andato a vedere Revolutionary Road, no? Che ci sono Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, che nel loro film precedente erano stati separati dalla morte. Allora uno vede Revolutionary Road, pensa queste la fine che avrebbero fatto i sopravvissuti del Titanic se il Titanic fosse finito bene. Allora sei contento che sia finito male, perché è più romantico quel finale del libro. Esatto, sì, Casper, mantiene vive nel tempo le storie d'amore, anche questa storia d'amore è una storia così importante perché finisce, e per questo rimane secondo me nelle vite di Giulio Andrea, nelle vite di chi lo vede, insomma, quanti di noi adesso vivono altre storie d'amore, forse diversamente belle, insomma, credo pochissimi di noi continuano a vivere il primo amore, e l'idea del film è proprio questa. Da questa parte. Okay. E volevo chiedere a Corroneo, no? Vedo che il soggetto della sceneggiatura risultano scritti anche da Baglioni, io volevo capire effettivamente lui ha partecipato a questo punto come ha scritto da oppure ovviamente, insomma, visto che l'idea nasce tutto quanto legato a lui, se è soltanto un po' pro forma, ecco, quanto ha partecipato effettivamente alla scrittura? No, la firma di Baglioni non è pro forma, innanzitutto il progetto del film, come è stato detto anche da Giulio Andrea, nasce da un'idea
di Matteo Levi, a cui si è associato subito Gian Andrea. In qualche modo, risentendo il film, risentendo il disco di Baglioni dall'inizio, dalla prima canzone all'ultima, un soggetto del film è già ipotizzabile. Insomma, io ho lavorato su quell'arco narrativo in cui c'era quell'inizio, quel finale, quel centro, quindi in qualche modo il soggetto, in cui certo che poi era appunto il personaggio femminile, in qualche modo che non c'era, è già una fase di coscrittura. E anche nella sceneggiatura, insomma, Claudio ha portato delle cose molto personali e molto significative all'interno del film. Il ricordo della sua epoca, molte delle battute, il ricordo del suo ambiente. Il personaggio si chiama Andrea, non si chiama Claudio, il personaggio non si occupa di musica, pure ha dei punti in comune con Baglioni, vive la sua storia d'amore, insomma, quello che gli aveva raccontato, vive a Certocelle, il quartiere di nascita di Baglioni, e quindi è stato un lavoro di rimpalli continui che riguardava un po' la fedeltà all'epoca, ma soprattutto la fedeltà al sentimento che Baglioni aveva provato all'epoca e che aveva poi trasposto nel suo album. Domande? La città andava raccontata, perché il disco di Claudio dedica proprio le canzoni ai posti più belli della città, e quindi abbiamo avuto notevoli difficoltà, anche solo la sequenza iniziale, una sequenza enorme. Beh, le difficoltà, cioè, il comune ci ha aiutato, però le difficoltà rimangono, cioè, Roma ormai è una città che non ha più nulla se non sotto gli anni 70, quindi riuscire a girare in modo pulito un film credibile sugli anni 70 è stata effettivamente una complicazione. Vi faccio un esempio: se immaginate che nella silenziosissima e dolce scena che c'è davanti alla scalinata di Piazza di Spagna, quando abbiamo girato, cioè, se poteste vedere al di là dei limiti dell'inquadratura, ci saranno 30-40 mila persone, cioè, il rumore era totale, infatti quella scena è doppiata, ma io qua e dietro lo transcende con tutta la gente, cioè, però appunto queste sono le difficoltà che sono inevitabili. Insomma, a Piazza del Popolo durante la carica della polizia c'erano tutti i turisti giapponesi, cioè, quindi è così, i carabinieri di fronte spaventati, cioè, generale qui. Poi è chiaro, adesso con la tecnologia uno molte cose le può anche migliorare, ecco. Però io devo dire, sono abbastanza fiero del risultato, ecco. Soprattutto la sequenza iniziale, mi sembra che abbia un impatto sulla carta. Quando Ivan mi aveva fatto vedere la prima scena, l'avevo guardato per dire: dove te lo tiro questo copione? Perché mi sembrava una sequenza molto complicata. Invece